che loro sono attori veri, quindi gli attori veri sono omnicomprensivi, anche dei tempi comici. Mastro Andrea, che voi considerate sicuramente un attore drammatico, che è l'icona del cinema, regista, attore regista, drama. Sono tutti registi poi tra l'altro, non è che... invece è uno che ha dei tempi comici straordinari. Lo sanno, però non glielo fai quasi mai vedere, solo a pochi. Bella la scelta dei film. E quindi insomma mi piaceva questa cosa di prendere, l'ho sempre fatto più o meno quando non scrivo i film per i comici, ma se no insomma sempre Papaleo, Rubini è il mio attore feticcio, lo metto dappertutto. Perché Rubini sta bene dappertutto, poi non ingombra. Sì, su mobile, sul coso. È di profilo, è sempre di profilo, un uomo di profilo lui. Perché è sempre magrolino, non sembra mai che stia di faccia, è sempre tutto di profilo. Poi è considerato uno tra gli attori più sexy d'Italia, insieme a Favino adesso, che Favino 10 anni fa nessuno diceva che era sexy. Adesso tutte le donne guardano Favino e dicono perché che è sexy. Perché ha fatto Sanremo. Chi fa Sanremo diventa sexy. Favino ha fatto questo accordo per cui faceva solo il film, la promozione la faceva e mandava solo il cartonato. Questa è stata l'unica cosa, l'unica pecca di questo film. Inquadriamo il cartonato. Grande soddisfazione, insomma. Rocco. Ci sono tanti giornalisti che aspettano una tua risposta. La prima cosa che ho pensato è stata che, siccome abito vicino a casa di Veronese, per fare le prove, potevo andare a piedi, che per me è un valore in questa città, che ormai ne opprime e che vivo con fatica. Poi ho pensato anch'io, diciamo che era un bel gruppetto di attori a cui francamente con cui mi piaceva relazionarmi, anche perché non è che voglio andarmene così senza lasciare un testamento di un certo calibro, anche per spiegargli a loro come si fa ad essere, diciamo, moschettieri e anche ironici contemporaneamente, perché loro sono attori, insomma, che la prendono molto sul serio e quindi chiaramente magari c'era il rischio che si perdesse un po' di comicità. Ero lì sul set tutti i giorni a spiegargli un po' come fare e mi sembra che il risultato sia stato buono. Grazie. Dice che Giovanni sia riuscito a portare a termine un'operazione così incredibile, con tantissime persone, con un film che non si faceva, che non si farà chissà quando più, per cui è riuscito a tenere insieme tutti questi matti che siamo noi, i cavalli, le carrozze, le cose, i costumi, è stato di una bravura, al di là di come farà, di come verrà, eccezionale. Ha messo insieme un cast comunque carinissimo, perché noi siamo sempre... comunque. Beh, comunque. A parte persone stupende, quindi sono molto felice. Poi ha fatto la regina, che sinceramente ancora meglio non l'ho fatto. Così, dai. Aspetta, c'è un'altra risposta, per dire qualcosa di te. Grazie. Volevo anche riattaccare alla domanda sui moschettieri oggi e alla risposta del giorno. Anche degli altri film. No, voglio dire, penso una roba, davvero. Cioè, penso che invece Mastandrea non ha letto i classici e fa molto ridere, farebbe bene a leggerli. E voglio dire, farebbe bene a leggerli perché in realtà è un ragazzo molto profondo e i classici gli farebbero veramente bene e sarebbe in grado di approfondirli. Quindi questo è un suggerimento che gli do. E questa è una cosa. Pia in carta e porta a casa. Questa è la cosa. Invece non te danno il colpo di grazia, invece, ti fanno andare avanti. E con lo stesso criterio penso invece che il pubblico abbia ancora bisogno di classici. Quindi diciamo, perché i moschettieri? Perché è un classico della letteratura, perché il cinema deve rivolgersi a tutto ciò che c'è di nuovo, ma deve rendere contemporanei i classici, che sono classici proprio perché possono parlare in qualsiasi tempo, in qualsiasi momento della storia, e possono sempre riecheggiarci dentro, farci ridere, farci sognare. Il cinema d'avventura ha sempre fatto sognare, quindi secondo me Giovanni ha fatto una roba per il cinema, è proprio espressione di chi ama il cinema, di chi crede ancora nel cinema. Perché noi adesso ci stupiamo, diamo giudizi, stiamo da una parte o dall'altra perché pensiamo di essere un popolo eletto rispetto a quello dove ci sono le torture e le barbarie. Ma anche più tardi, 5 secoli fa, nel pieno dell'Europa, nel centro dell'Europa, della cultura, avveniva la stessa identica cosa. Quindi insomma, ecco, è una riflessione, poi non mi metto da una parte o dall'altra, è una riflessione che
tramite un film divertente, comico come questo, se viene a galla bene, io l'ho fatto.